Abbiamo dato all'entrata un quaderno che per noi è molto importante, in quanto se voi scrivete le vostre annotazioni, quando le incontrate, tutto ciò, anche consigli che ci volete dare, quelle poi se le date ai vostri rappresentanti di categoria, io passerò a riprenderli e se invece non vi volete dare, ve li tenete. Comunque, qualsiasi annotazione per noi è molto importante. Ringrazio molto la presenza dell'assessore all'ambiente Silvia Vianello, a cui do la parola. Grazie. Bene, buongiorno a tutti, scusatemi ma stamattina proprio ho una voce bassissima. Ecco, io porto i saluti ovviamente del sindaco e dell'amministrazione, ma in particolare anche i ringraziamenti per aver scelto anche Chioggia fra le città insomma, che faranno parte del progetto NextGen. La nostra ricchezza, la ricchezza di Chioggia è proprio il fatto di essere nel mare, fra il mare, la laguna e i fiumi. Però al tempo stesso noi conosciamo la fragilità del nostro ambiente e qui tra voi ci sono tanti pescatori ma anche tanti appassionati del mare, della pesca e non solo della pesca ma anche delle bellezze che il nostro mare, la nostra laguna ci offre. Per cui l'importanza insomma, di essere attenti e quindi la collaborazione e la sinergia soprattutto fra i vari comuni e le città, ma in particolar modo tutto quello che parliamo di a livello regionale, nazionale e europeo, può dare attenzione al nostro territorio. Quindi per noi è veramente un'occasione ghiotta, è importante avere qui il WWF, avere qui il progetto NextGen e lavorare assieme per la salvaguardia del nostro ambiente. Ecco, io sono particolarmente felice e sensibile a questo, tanto che la settimana scorsa eravamo con il sindaco a Roma per vedere, insomma, di creare una rete importante per avere finalmente quella bandiera blu che noi tanto auspichiamo e desideriamo, che non è soltanto una bandiera, ma è un impegno per la nostra città e quindi per tutti i cittadini, quindi per i pescatori, ma tutti insomma quelli che hanno un interesse anche economico affinché la nostra città possa crescere. Quindi la bandiera blu è un impegno, non è un raggiungimento, è un impegno verso il futuro. Io parlavo anche con il responsabile dell'ISPRA e questo è sorpresa anche oggi di essere qua per lanciare anche una proposta, un progetto, perché esiste la bandiera blu anche per i pescatori. La settimana scorsa eravamo a Roma, è stato premiato un comune importante del sud e c'era la rappresentanza dei pescatori. Ecco, per noi, essendo una delle flotte più importanti ancora d'Italia, poter raggiungere anche questo obiettivo sarebbe insomma. Quindi una collaborazione, un augurio insomma, che oggi sia una giornata di inizio e una giornata importante per la nostra città. Quindi grazie veramente e buon lavoro. Grazie. Allora, principalmente ho da fare quando troviamo una tartaruga dentro le reti, però darò anche delle indicazioni nel caso dovessimo avvistare una tartaruga in mare oppure trovarla in difficoltà per altri motivi, indipendentemente da che sia nelle reti, perché quando uno si trova in mare chiaramente ha più facilità di trovare animali in difficoltà. Quindi ci occuperemo dell'avvistamento di esemplari eventualmente in difficoltà, vedere un po' se stanno bene e vanno lasciati lì, oppure se può essere necessario magari recuperarli o avvisare che c'è un animale in difficoltà. E poi vedere gli animali pescati, quali problematiche possono avere e come fare per sopporterle almeno fino a che non si sono riprese. Quindi la prima scelta deve essere, se possibile, una volta che una tartaruga è stata issata in barca per errore, chiaramente impigliata nelle reti, se possibile lasciarla nel più breve tempo possibile di nuovo in mare. Per far questo chiaramente dobbiamo valutare che effettivamente stia bene per poterla rilasciare. Un minimo di cenni di fisiologia che vanno conosciuti per capire perché fare certe cose piuttosto che altre. Innanzitutto non sono pesci, anche se vivono in mare, respirano aria atmosferica, quindi se non possono respirare annegano,
come qualsiasi altro animale che respira aria atmosferica. Quindi resistono moltissimo sott'acqua, però dopo un po' anche loro annegano. Sono rettili, quindi a parte animali molto particolari come la tartaruga al liuto, tendenzialmente non producono calore internamente, quindi hanno bisogno di termoregolarsi con la temperatura dell'acqua oppure proprio riscaldandosi al sole. Galleggiano e prendono il sole per raggiungere la temperatura interna che le permette di funzionare. Quindi in ambiente freddo vanno incontro all'ipotermia, riducono la temperatura interna e possono morire, non disperdono calore, quindi se le teniamo troppo al caldo si surriscaldano, non possono eliminare calore. Quindi quando vengono, ci sono animali in difficoltà, ovviamente dobbiamo tenere una temperatura. Se avvistiamo solamente delle tartarughe, bisogna innanzitutto valutare in che stagione ci troviamo. Tendenzialmente, se avvistiamo una tartaruga galleggiante in pieno inverno, sarà sicuramente una tartaruga in difficoltà, perché, come abbiamo detto, non è che vadano in letargo dalle nostre parti. Quindi è successo qualcosa per cui è arrivata dalle nostre parti, si è raffreddata eccessivamente, quindi rischia di morire. Quindi quella è una tartaruga che non va lasciata in acqua perché morirebbe, quindi va possibilmente recuperata. Se la stagione è favorevole, va osservata. Se nuota bene, appena ci avviciniamo tende a scappare, solleva la testa, quindi apparentemente la stazione, quindi il nuoto è normale, è bella dritta, fondamentalmente la tartaruga che sta bene, sta per i fatti suoi, va lasciata lì, quindi non va avvicinata, e quindi eventualmente va fatta la segnalazione, poi il dottor Marini vi spiegherà. Se ci sono invece altri segnali, che poi magari vedremo più approfonditamente, quindi nuoto anomalo, per esempio, che nuota sempre in circolo, oppure è sbilanciata da un lato, quindi è inclinata da un lato, oppure è completamente coperta di balane dalla testa alle pinne, non si muove neanche se è avvicinata, quella può essere effettivamente una tartaruga in difficoltà. Quindi là, oltre a fare la segnalazione, potrebbe essere utile eventualmente, se avete la possibilità, di recuperarla e consegnarla agli addetti al recupero. Questi sono due esempi: la prima, una tartaruga tranquillamente che solleva la testa dall'acqua, può essere anche diciamo rilassata a prendere il sole, semplicemente si sta termoregolando. Quest'altra invece vedete che è inclinata perché c'è un polmone collassato che non contiene aria, quindi è più pesante e che è ad affondare. Come vi dicevo, quando si è vista una tartaruga d'inverno, sarebbe importante iniziare, se sono in ipotermia, quindi in temperature molto basse, sarebbe bene iniziare le cure prima possibile, e non è sufficiente generalmente tenerle solo in barca e riscaldarle, perché possono richiedere dei giorni per raggiungere la temperatura corretta e per di più non possono essere lasciate in una stagione fredda dalle nostre parti. Allora, cominciamo a entrare invece un po' nel vivo. Fondamentalmente, se vengono pescate con reti a strascico rispetto alle reti da posta, fondamentalmente la prognosi è più benigna, per il semplice motivo che rimangono sott'acqua per meno tempo, e di solito l'aspirazione di liquido è dovuta soprattutto al panico, cioè nel senso prendono paura, non capiscono dove sono, vengono girate, si muovono eccessivamente, quindi anche loro effettivamente possono aspirare acqua anche per questo motivo, oltre al fatto che rimangono in acqua per diverso tempo. Nelle reti da posta sono tutte due cose, sia il tempo sia effettivamente il panico di essere intrappolati, quindi aumenta, quindi si riduce diciamo il tempo di resistenza, perché sono animali anche fortemente impauriti. Quindi se abbiamo una tartaruga in barca, a questo punto dovremo valutare se sta bene, quindi gli stati, lo stato generale, i segni di malessere,
se avete la possibilità prendere delle misure per poterle comunicare a chi studia, quindi sia le misurazioni della tartaruga che poi di cui vi parlerà il dottor Novarini, sia eventualmente anche dei parametri ambientali, quindi la temperatura dell'acqua e altri parametri. Se sta bene, dopo vedremo come valutare se sta bene, possiamo direttamente liberarla. Altrimenti è opportuno tenerla per un certo periodo fino a che si riprende, se si riprende correttamente viene liberata, altrimenti se in un dato periodo di tempo non si riprende correttamente va consegnata a chi. Quindi fondamentalmente va liberata una tartaruga attiva e in buono stato, quindi senza ferite evidenti, senza segnali che ci fanno indicare che sta male. Se invece è poco attiva o ha segni di debilitazione o addirittura è stato comatoso, non si muove, va tenuta in barca. Fondamentalmente quando si muove bene adeguatamente. È chiaro che una tartaruga stressata comunque e in terra, diciamo, si muove di meno rispetto a una tartaruga che è in acqua. Però tendenzialmente si muovono, cercano di scappare. Per di più, se stimolata tirando le pinne, le retrae energicamente, quindi immediatamente le retrae, se sollevata tendenzialmente agita le pinne. Questo però non necessariamente è un segno assoluto di benessere, nel senso che una tartaruga che può essere debole, può star male, impaurita agita le pinne. Se lo fa continuamente, si alza la testa, effettivamente può star bene. Se però si stanca troppo presto e ci sono altri segni, effettivamente è una tartaruga che può avere dei problemi. Una tartaruga poco attiva o non attiva, che quindi va tenuta sotto osservazione per vedere se si riprende, sicuramente è una tartaruga che si muove poco, anche se sollevata, magari tiene le pinne rilassate e si muove molto lentamente. Per di più, se stimolata, può anche addirittura non retrarre le pinne, oppure apparentemente essere quasi, sì, potrebbe sembrare morta o addirittura potremmo non vedere i segnali respiratori. Quindi se una tartaruga debole viene rilasciata, c'è la possibilità che annidi, perché è talmente debole che può non assettarsi correttamente in acqua, in certi casi addirittura affondare eccessivamente, non sollevare la testa per respirare, quindi probabilmente annegherà. Anche se respira potrebbe essere troppo debole per nutrirsi comunque, quindi per andare a cercare cibo, e quindi si debilita continuamente. Se è solo una tartaruga comunque pescata che sta male per il momento, potrebbe riprendersi anche solo tenendola per un certo periodo in barca. Uno stato comatoso, una tartaruga che non si muove assolutamente, che apparentemente non respira, non sempre è così facile valutare se è viva o morta. Quindi se uno non ha apparecchiature mediche ben precise, e anche in quel caso, in certi casi nei rettili non possiamo dire se solo il cuore batte che sia vivo, perché può battere anche per 24-48 ore dopo la morte, quindi non possiamo dire se è viva o morta, quindi ci si basa sul tempo, quindi più tempo ovviamente la tartaruga rimane in quello stato, più probabilmente è effettivamente morta. Tartarughe con principio di annegamento alle volte possono essere salvate anche semplicemente tenendole tranquille, dopo vedremo esattamente come, in barca, magari tenendole inclinate leggermente con la testa verso il basso per permettere all'acqua di defluire dai polmoni per gravità. Possono però richiedere diverse ore per manifestare anche il minimo segno di vita, quindi possono essere apparentemente morte e quindi richiedere ore per muoversi o reagire. Di
decidiamo che una tartaruga è in difficoltà e la teniamo a bordo. Bisogna vedere come tenerla. Allora, la cosa principale da tenere, siamo nella bella stagione, è la protezione dal sole. Abbiamo visto prima che si surriscaldano, quindi se la mettiamo al sole facilmente superiamo i 35 anche 40 gradi ed è la temperatura letale, quindi muoiono in breve tempo se non riescono ad abbassare la temperatura. Quindi va messa in una zona protetta, tranquilla, possibilmente della barca e all'ombra. Tranquilla anche perché dobbiamo sempre ricordarci che apparentemente, anche se sono animali apparentemente tranquilli, sono sempre animali selvatici, noi siamo dei predatori per loro, quindi la tartaruga sta male, ha anche un predatore sopra che la tormenta, quindi se vede continuamente movimento di altri animali, possiamo essere noi, chiaramente sta peggio. Possiamo utilizzare dei teli, degli ombrelli, degli ombrelloni per fare ombra e va tenuta costantemente umida, quindi utilizzando dei teli bagnati, qualsiasi cosa che si possa utilizzare per mantenerla umida. Possibilmente appoggiarla sul morbido, quindi con della gomma piuma o anche degli strati comunque di panni, perché altrimenti diciamo la cute che delle zampe si può lesionare, può favorire infezioni, si possono creare delle ferite anche da decubito, perché sono animali molto pesanti sul piastrone, che poi si possono trasformarsi una volta liberata in infezioni. E vanno protette soprattutto gli occhi e la testa, lasciando le narici libere ovviamente per respirare. Che ha già problemi respiratori, se anche gli tappiamo le narici, ovviamente aggraviamo la situazione. In inverno bisogna cercare di limitare ulteriormente la perdita di calore, quindi la teniamo al coperto, però se non con panni bagnati ma con panni asciutti, eventualmente teniamo in umidità solamente la testa e la teniamo in una zona coperta, perché se la teniamo all'aria continua a disperdere il calore. Questo l'abbiamo già detto, quindi la sempre qua per gli stessi motivi. Quindi anche se è un animale acquatico, in queste case la teniamo umida, però non la mettiamo in acqua perché potrebbe essere troppo debole appunto per respirare, quindi l'asciutto con i panni. Anche il contenitore, magari se può essere necessario trasportarlo con i movimenti della barca e quant'altro, ovviamente una situazione di questo tipo non va bene, c'è troppo spazio, si può muovere troppo, può sbattere sulle pareti del contenitore, può piegare la testa, quindi è rischioso. Bisogna sempre cercare di proteggerla e farla muovere il meno possibile per i movimenti causati ovviamente dal mezzo. Attenzione anche alla posizione della testa: se la mettiamo su un contenitore troppo piccolo e tiene la testa piegata, non respira, quindi anche qua bisogna fare molta attenzione. Come vi ho già detto, appunto, possono impiegare diverse ore a manifestare segni di vita. Se comunque si riprendono completamente e tornano attive, è consigliabile aspettare almeno 4-5 ore per vedere se effettivamente si riprendono completamente e se non hanno altri segnali particolari prima di liberarle. Se tardano troppo a riprendersi, ovviamente dovrebbero essere recuperate, perché il rischio è sempre che ributtate in acqua non si riprenda. Se non mostrano segni di vita entro 24 ore, possono essere fondamentalmente considerate morte, andrebbero però comunque consegnate alle autorità e agli agenti del recupero per tutti gli studi del caso. Ora vediamo dei segnali che possiamo vedere su tartarughe avvistate magari per caso, pescate magari perché sono deboli o pescate per caso nelle reti in difficoltà, che potrebbero farci
suggerire di chiamare direttamente il centro di recupero piuttosto che liberarlo. Quindi qua non si vede magari molto bene, ho messo anche questa, lo stato di nutrizione. Se vediamo una tartaruga che sotto il carapace è vuota, in cui le zampe sono molto magre rispetto a questa che è in ottimo stato di nutrizione, vedete che è bella piena sotto il carapace, anche questa è già un fatto intermedio, probabilmente è debilitata, sta male, non mangia da diverso tempo, quindi difficilmente con una tartaruga che è liberata potrà sopravvivere. Questo è un altro esempio, vedete che il piastrone è bello piatto, pieno, in questo caso è addirittura incavato, vedete che spazi che ci sono qua dietro, quindi questa è una tartaruga che mangiava da molto tempo, quindi sicuramente ha bisogno di cure mediche e di recupero. I balani. I balani fondamentalmente non sono un segno necessariamente sempre negativo. Una certa quota di balani, almeno di determinate specie, sul carapace sono normali questi animali. In ogni caso, quando abbiamo una tartaruga con balani sopra, non vanno rimossi, non è quella la priorità, non è necessario rimuovere, perché fondamentalmente non gli creano problemi se sono tutti sul carapace, ok? Diciamo che può essere posticipata sicuramente la cosa, anche perché se rimossi in modo scorretto possono creare delle lesioni. Il carapace, la corazza del tartaruga è un tessuto vivo, non è una chiocciola o una conchiglia, quindi è tessuto osseo, innervato, vascolarizzato, quindi se lo feriamo è una porta d'ingresso per batteri, fa male perché creiamo ulteriori dolore all'animale, che non manifesta particolarmente, però sicuramente le animazioni nervose le ha. In altre situazioni i balani possono però essere troppo invasivi e indicare che la tartaruga fondamentalmente è lenta, cioè non riesce a pulirsi. Di solito le tartarughe, come comportamento normale, si strusciano su oggetti, sulla sabbia, quindi fanno regolarmente delle operazioni di pulizia che permettono di pulirsi, soprattutto le pinne, la testa, da questi epibionti, questi crostacei fondamentalmente che si attaccano prima che si attacchino troppo profondamente per potersi staccare. Se non lo fanno, vuol dire che è una tartaruga che è debole, non lo fa regolarmente, ha qualche problema. Questa in particolare, dopo vedremo meglio, ha anche delle altre cose. Questa poi, sulla parte posteriore e sotto, e qua sopra non ha balani. Questo non è perché ne abbia pochi, era completamente coperta di balani, però questa probabilmente ha subito un trauma dall'imbarcazione e sono stati tolti. Infatti aveva anche delle fratture e altre lesioni, vedete, per la rimozione rapida dei balani. Lì c'era anche un ematoma, quindi è stata colpita da una barca. Quindi questa sicuramente è una tartaruga che va recuperata, ma sicuramente delle problematiche. Diverso è questo caso, quindi situazioni di questo tipo sicuramente sono animali che stanno male, perché non è normale che una tartaruga abbia balani incrostati anche sulla testa, sulle pinne. Quindi c'è qualcosa sicuramente che non va. Non vanno assolutamente neanche questi rimossi, perché per la debilità completamente sullo strato interno, o anche più in fondo. Vedete in che stato? Se notate, qua sopra non ci sono balani, è una delle zone in cui invece ci sono più frequentemente, e invece sono prevalentemente a livello cutaneo e sui bordi del carapace. Ferite, ci si può imbattere in caso di ferite, principalmente sono causate da impatto con natanti, quindi eliche o proprio lo scafo delle barche. Non vanno mai date per spacciate e possono avere effettivamente delle sorprendenti capacità di recupero se curate adeguatamente, però sicuramente sono animali che vanno eventualmente curati e recuperati.
quindi possono essere varie le ferite. Quando ci troviamo con ferite aperte, sanguinanti, la prima cosa da fare è cercare di bloccare l'emorragia, quindi con qualsiasi cosa abbiamo a disposizione, di panni, puliti possibilmente, cercare di tamponare, fare una certa compressione, legare con qualsiasi cosa abbiamo a disposizione per proteggere i tessuti esposti. Muoverle anche con attenzione e delicatezza, perché se si è rotto il carapace e tutti i frammenti sono mobili, più la muoviamo più rischiamo di lesionare gli organi interni e i tessuti. Quindi prima cercare di contenere un po' il tutto, di proteggere i tessuti e poi eventualmente spostarli. Queste invece sono lesioni vecchie, una tartaruga che fondamentalmente sta bene, gli mancano magari dei pezzi, però non sanguinano, coperti dal tessuto corneo, come anche in questo caso si è riformata, questa non va recuperata, è una tartaruga che sta bene, è guarita da sola, quindi se non ha altri segni possiamo tranquillamente rilasciarla in mare. Poi ci possono essere delle lesioni secondarie, questa è una tartaruga che è andata a sbattere perché era molto debole, con bagnasciuga, poi magari può essere riportata dalle correnti a mare, e è sicuramente una tartaruga che, anche se le ferite sono lievi, però è una tartaruga debole che ha altre problematiche. Queste sono infezioni, quindi anche qui c'è qualcosa che non va sicuramente, non è normale che un animale abbia infezioni di questo tipo, quindi va possibilmente curata. Sì. Questo è lo stesso, sono delle forme virali particolari che non si trovano particolarmente nelle nostre parti, però dovesse capitare cose strane di questo tipo. Schiuma dal naso è un segno di annegamento, però già con delle problematiche polmonari più serie, quindi se vediamo una tartaruga che anche un attimo si riprende, però butta fuori schiuma dal naso, sì, là è difficile decidere di buttarla direttamente in mare, perché è facile che comunque abbia delle lesioni polmonari che necessiterebbero comunque almeno un certo periodo di osservazione, non solo qualche ora. Se apre la bocca e vediamo del sangue, potrebbe aver inserito un corpo estraneo, un amo, quant'altro, e quindi anche qui sono sicuramente delle problematiche. Allora, qua non si usa, presumo, il palangaro, però magari potrebbero essere pescate per sbaglio da chi o prendere ami per la pesca sportiva o quant'altro. Quindi potrebbe succedere anche dalle nostre parti che comunque si impigliano nelle lenze oppure che hanno ami in qualche zona, quindi darò qualche accenno. La prima cosa da fare è assolutamente mai tirare le lenze, perché l'amo ovviamente strappa i tessuti. Sì, queste sono indicazioni appunto per chi pensa al palangaro, che non va, se dovesse essere pescata, non va tirata ovviamente dalla lenza, ma va portata su con eventualmente una rete. Se è avvolta la lenza, chiaramente le lenze creano delle lesioni da costrizione, possono perdere gli arti letteralmente per costrizioni ischemiche, che si bloccano i vasi sanguigni, i tessuti, quindi la prima cosa da fare è tagliare, quindi non tirare le lenze, però una semplice, e tagliare le lenze per riuscire a districare il più possibile. Se dovessimo trovare una tartaruga con amo, quindi allamato, l'amo è esterno, ovviamente in quel caso non va sfilato l'amo perché c'è l'ardiglione, ma va tagliato l'ardiglione e poi sfilato due frammenti, due segmenti dell'amo. Se l'amo non è visibile e spunta fuori la lenza o dalla cloaca o dalla bocca, chiaramente l'ideale sarebbe sicuramente portarlo in un centro di recupero. In certi casi, se l'amo è piccolo, possono convivere, diciamo tra virgolette, a seconda del tipo d'amo, del materiale, di dove si è conficcato. È sempre un'incognita, però se una tartaruga
sta benissimo, non ha nessun segno, potrebbe anche essere una scelta quella di rilasciarla, magari se si vede anche che la lenza è particolarmente sottile, se il danno è piccolo non dovrebbe creargli grossissimi problemi. L'ideale sarebbe sempre però fare un'indagine, vedere con la radiografia che problema è, dove è, e decidere se effettivamente potrebbe essere un problema. Avrà Nicola sul riconoscimento delle specie e le misurazioni che vi dicevo che avete la possibilità di fare. Due cose sulla manipolazione e sul contenimento. Anche animali deboli, soprattutto di grosse dimensioni, se mordono fanno molto molto male. La ranfoteca, il becco è tagliente, quindi possono creare delle ferite decisamente notevoli, quindi cercare di tenere sempre le mani distanti dalla bocca e fare molta molta attenzione a movimenti anche improvvisi. Allora, non va mai sollevata per le pinne, non vanno mai tirate le pinne o sollevata per le due pinne, perché prima fa male, per di più si rischiano proprio fratture, dislocazioni delle articolazioni, lussazioni, eccetera. Si solleva dal rapace, mai dal piastrone, quindi non rovesciata la tartaruga. È una cosa che sono dimenticato di dire prima: non vanno mai poste a pancia all'aria, quindi quando le teniamo sotto osservazione devono essere sempre appoggiate a pancia in giù. I polmoni nelle tartarughe sono sulla calotta, principalmente la calotta dorsale, quindi se le giriamo il peso dei visceri schiaccia i polmoni e aggraviamo ulteriormente la capacità respiratoria. Quindi solleva per il carapace, quindi in due, quindi si può fare in questo modo. Questa secondo me è il modo migliore, quindi se è relativamente piccola si passa un braccio sotto la pinna più vicina e si afferra con la mano l'altra pinna. Con l'altra mano si tiene il bordo caudale del carapace. Se la tartaruga è grande si può fare in due lo stesso, incrociando le braccia di sotto. Questo permette una buona presa e non agitano particolarmente le pinne, quindi non fanno male né all'operatore a chi le deve tenere né a se stesse, e si calmano tra di loro. Ok, io ho finito. Se il pescatore fa recupero di una tartaruga che proprio secondo lui dovrebbe essere rivista da voi, sì. Come si deve comportare? Allora, premetto una cosa, il pescatore viene qua, scarica e va via. Quindi come... Allora qua noi abbiamo messo, c'è stato un primo problema per il fatto che alcuni dovevano andare via presto, abbiamo anticipato l'intervento veterinario che poteva essere più utile e quindi la parte introduttiva che dovevo fare io la facciamo dopo. E, noi abbiamo qui una rete di volontari, di istituzioni e di associazioni che lavorano su questo per i recuperi. Quindi qui per esempio per Chioggia adesso la cosa migliore è fare riferimento alla stazione idrobiologica, dopo vi dirò due parole anche la dottoressa Carlotta Mazzoldi, perché è chiaro che voi andate qua. Noi adesso per esempio con questo progetto stiamo mettendo su un centro di primo soccorso al Lido, però è chiaro che un pescatore di Chioggia fa prima arrivare nel suo porto, scaricare l'animale e deve comunicare... Esatto. Parlo delle due cose io. Allora, anche qua, cioè, la normativa dice che sostanzialmente uno deve avvisare l'autorità competente che ha la tartaruga in barca. L'autorità competente è la capitaneria di porto, vedo che sono anche dei rappresentanti che mi potranno confermare la cosa, e poi o dalla capitaneria di porto o dal nostro gruppo, vedete sul poster c'è un numero di telefono unico che vale per tutto il Veneto. Da lì parte la catena, cioè io so, non sono io che rispondo, diciamo Melosi, WF di Alberoni, ma quando sappiamo che l'animale c'è, ci si attiva in modo da essere sul posto prima
che arrivi la barca del pescatore, chiaramente, in modo che il pescatore non perde tempo a aspettare qualcuno o deve portarla in un punto preciso. Sa che chi la recupera arriva a lui nel punto in cui è più comodo per il pescatore, perché chiaramente voi state lavorando e quindi nessuno pensa, cioè non, diciamo che alcune anche cose che diceva Alessandro, alcune cose sono utili per i pescatori, altre cose utili più per anche il bagnante, la persona o il diportista che magari gira con la barca e si trova l'animale ferito e può recuperarlo. È chiaro che quando uno sta lavorando non ha il tempo, non ha assolutamente il tempo di seguire più di tanto questa la situazione della tartaruga, perché ha altro da fare, insomma. Quindi la cosa che noi stiamo cercando proprio di fare è mettere in piedi un sistema che dia alla persona che ha trovato l'animale la possibilità di portarlo il più velocemente possibile e non perdere tempo. Quindi questo è proprio quello che vorremmo fare, insomma. E sta funzionando, adesso appunto ve lo spiegherò dopo. Noi stiamo facendo questo lavoro dal 2000, cioè ufficialmente 2011, ma in realtà dal 2009, e ha funzionato abbastanza, insomma, abbiamo recuperato parecchi animali e abbiamo soprattutto raccolto anche un sacco di dati sulle presenze, perché poi voi sicuramente siete interessati magari a cosa fare con questi animali quando ve li trovate nelle reti. Noi invece siamo molto interessati anche ad avere informazioni da voi su dove stanno questi animali, perché noi non abbiamo la possibilità chiaramente di essere nel mare continuamente, ed è un problema. Chiaramente noi possiamo studiarli da un certo punto di vista, ma chi li vede di più siete sicuramente voi. Banalmente, è questo che vi abbiamo dato il quaderno, tra l'altro, esatto, ma poi ci sono anche altre indicazioni possibili da voi. Infatti adesso poi appunto la dottoressa Mazzoli vi spiegherà, voi conoscete già penso la banca dati sulla pesca. Facciamo una cosa, si perde una sì, cosa solamente. Io prendo una tartaruga che vedo io che è in fase di deve essere curata, esatto, la tengo in barca, faccio tutte le operazioni che sono da fare, esatto. Arrivo a terra, quindi devo avvisare la capitania di porto di questa tartaruga, esatto. Arrivo a terra alle 3 della notte, scarico il pesce, aspetto quanto? Adesso 3 della notte effettivamente... Perché questo è un problema, perché anche guardiamo la notte, non è che noi dopo le però, allora noi... Esatto, noi stiamo attivandoci per avere questo... Una cosa, intanto è stato esatto, abbastanza interessante, perché a bordo della mia barca facevamo tutto quanto a ricomprare. Le cappe sulla vita le buttavamo, invece tartaruga che stava così la buttavamo ancora in acqua. Certo, sì. Adesso cercheremo un modo di comportarci come ci ha spiegato, però il recupero della tartaruga, cosa facciamo dopo? Diamo una cosa, ucciso Davide Mantovani, che ha effettuato molti recuperi proprio qui a Chioggia. Sì, della pesca, perché veramente ci sono orari, anche per i più strani, però sono orari di lavoro e bisogna anche cercare di far perdere tempo. La prima attività che abbiamo messo in piedi è stata proprio grazie a Roberto Lavagnan, che grazie alla sensibilità sua del equipaggio e comunque di tutti gli altri che comunque notano anche con la sua domanda, e ci ha messo subito di fronte alla problematica. Noi abbiamo questo tipo di situazione, cosa possiamo fare? Attivati immediatamente, abbiamo sentito il WWF e su indicazione loro, e quindi poi intervenendo anche la rete NERCET, dove possiamo noi, riusciamo a intervenire, veniamo noi fisicamente quando voi arrivate, avvertendo però prima sempre la Capitaneria di Porto, che è l'autorità responsabile, che la Capitaneria poi, anche lei fino adesso si è attivata per gestire la situazione, adesso si è attivata, ma comunque questa, fa sì che quando voi arriverete in banchina troverete una delle persone che possono essere o nel nostro gruppo, quindi del gruppo Claudia Isemar, oppure può essere qualcun altro anche della stazione idrobiologica che si parlava prima. Comunque l'importante è immediatamente avvisate, la rete poi si attiva e cercheremo, come abbiamo fatto finora, di non farvi perdere nessun tipo di perdere nessun minuto, neanche non perdere tempo per la consegna della tartaruga. Nel senso, lei può anche dire io l'ho lasciata qui e noi andiamo lì. Arriviamo normalmente noi quando vi arrivate in macchina, noi già parlo per esperienza personale, noi quando arrivate in macchina noi siamo già là ad attendervi, anche perché poi c'è la possibilità fortunatamente di sentirsi anche telefonicamente, perché giustamente prevedete di arrivare alle 2, ma se abbiamo il numero che poi troveremo modo attraverso la rete di scambiarlo e trovare modo e maniera, possiamo anche adattarci a, e sicché arriverete, farete prima giustamente l'operazione di scarico del pesce, che è fondamentale.
Poi nel momento stesso, o dalla banchina portuale, dalla banchina del mercato, o dalla banchina, se è più utile, dove poi organizzerete la vostra imbarcazione, noi veniamo, ci mettiamo a fianco, prendiamo, voi avrete sicuramente, avete le ceste dove posizionate il pesce, quella va benissimo proprio sull'indicazione che aveva prima il dottore, ecco, che spiegava prima, va benissimo per posizionarla, perché non avete. Quello che avete va benissimo, ci riagganciamo a quello che diceva anche Sonia, se avete la numero più uno automatico questo, bene, se no ce l'avete. L'importante è che ci sia, quello che avete utilizzato quello che avete al meglio. Quando noi arriviamo la prendiamo, la prendiamo in carico e poi a seconda delle indicazioni che avremo la porteremo o da una parte o un'altra, comunque da quel momento già inizia la cura dell'animale che avete contribuito a recuperare, grazie alla vostra sensibilità. C'è da dire anche che forse non appunto, di solito tendono a riprendersi se uno se le tiene in barca, quindi appunto una delle cose importanti che diceva Alessandro è proprio quella, non prenderla e buttarla, ma tenerla sotto osservazione, anche, cioè, anche per tutto il periodo di pesca alla fine, perché più la tengo e più sono sicuro che successivamente posso valutare un po' il suo stato. Perché, ma non siamo nemmeno organizzati per tenere da noi in barca, perché faccio un po' di male, la tartaruga sbatta da una parte all'altra, certo. Abbiamo un direttore con la misura giusta della tartaruga, perché qua è un po' costorto, però siamo l'unica roba che possiamo fare noi, sì. Metterla su una specie di contenitore, ma grande, sì, se quindi sbatte, o se no legarla, che stai a legare, come potremmo cantare la tartaruga? Forse va che non capisco cosa vuoi una particolare. Siamo in mare. No, infatti l'indicazione. E gli ultimi anni proprio poche che niente. Tartarughe sugli oretti, dentro gli oretti, che cascano dentro gli oretti, ce ne sono poche che niente. Abbiamo fatto un recupero di un mese fa che diciamo anche a Sonia. Però queste specie di cose che hanno sulla schiena, le trovo sempre su quelle piccoline tartarughe. Non su quelle grandi, questa è la notazione che faccio. Comunque da una volta adesso che c'erano da fare. Ma se non sapevo io che ne sapevo, altri quella rete sarà perché dipende dalle zone. Dai titanicini sono questo non è tutto posto. Quindi se vanno alle parti di sotto, le parti dei gol, parte dei gol, era proprio la punizione che buttavano le uova, mi ricordo ancora 20 anni fa, se facevano una tirata volante che si poteva fare, per mezzo miglio, tre quarti di miglio, per me neanche una ventina, 30, 40 lunghi, voglio vedere due persone per prendere e buttare una. Obbligato a prendere un pezzo di cavo. A bordo non c'è in realtà modo di tenerla coperto o comunque se, soprattutto se l'animale si muove molto è impossibile tenerlo all'interno di uno spazio. Non si muove. Mi chiedevo, è possibile comunque fornirgli un isolamento, non lo so, aspettando con quello che, come diceva il signore, con quello che si ha a disposizione, cioè, si cerca di coprirla con materiale asciutto, con quello che uno ha ovviamente a disposizione. Quello sicuramente, si cerca di metterla in una zona coperta, però è chiaro che se è una barca completamente aperta non c'è la possibilità, quindi si cerca di metterci sopra materiale, magari tenendo la testa possibilmente almeno le narici libere. Io introduco